Ho preso il vassoio, ci siamo seduti e ho iniziato a mangiare il panino. Primo morso, buono. Secondo morso. Al terzo morso non sai che è successo? Che è successo? Che è successo? Che ho trovato dentro la carta argentata. Non ci credo. Ma dai, ma che panino ti sei preso, scusami? Il solito, quello che piace a me con la salsa tzatziki. E beh? E quindi alla fine gli ho detto no, non te lo pago. Hai fatto bene. Anzi, guarda, sei stato pure troppo gentile. Forse se ero stato io gliel'avrei dato un faccio quel panino. Ci ho pensato, guarda. Sera. Sera. Che piano è? 35, faccio io. E dai, va. Che poi quando succedono queste cose? Cioè, mi viene da pensare che forse è meglio andare a mangiare al McDonald's, guarda. Mamma mia, sto McDonald's, che palle, stai in fissa, oh! Marco, non sto in fissa! Dai, che schifo il McDonald's! Ma cosa? Pensaci, tu hai mai sentito qualcuno, o hai mai letto qualche articolo di qualcuno che ha trovato la carta argentata dentro il panino? No. No. E lo sai perché? Perché? Perché non usano la carta argentata. Là è tutto controllato, tovaglioli, recipienti. Devono seguire delle regole. Se gli cade un hamburger per terra, non lo raccolgono, come tutti i ristoranti. No. C'hai ragione, c'hai proprio ragione. Lo sai che mi è successo proprio l'altro giorno? Stavo dal kebabaro, quello lì in centro, c'è presente? No, vicino allo stadio. Capito, sì. Ecco, stavo lì. Quando a un certo punto mi accorgo che questo si vuole abbassare e raccoglie delle patatine che gli sono cadute e rimettere in un piatto. Oh, me ne sono accorto, gliel'ho detto, ma che cazzo fai? Io mi sono incazzato. E infatti non ci sono più andato. Quindi hai capito? Il McDonald's c'ha talmente tanta carne che se gli cade un hamburger per terra, lo buttano. Non si fanno un centesimo di danno. Vabbè, comunque a me mi dispiace perché quel paninaro a me piaceva proprio tanto. Chi lo dici? Che poi c'era quella salsa tzatziki che era uno spettacolo. Vabbè, questo non lo puoi dire. Ma perché, scusa? Ma che cacchio lo sai te com'è la vera salsa tzatziki, dai? Ma perché, Marco? Ma come perché? Mica sei mai stato in Olanda, te? Ma che c'entra l'Olanda? Ma come che c'entra l'Olanda? È lì che fanno la salsa. Ma no, Marco, la salsa tzatziki è una salsa greca. Ma che cacchio sei? Di fidati, ma no, fidati, olandese. È una salsa greca. Fidati, olandese. Oh, Marco, ma poi, no, pensaci un attimo. Secondo te, tzatziki è un nome olandese? Perché come sarebbero i nomi olandesi? Dai, fammi sentire. Ma i nomi olandesi innanzitutto cominciano tutti con Van, tipo Van... Tipo Van. Vanno a fanculo, Marco. Ma vaffanculo te va, poi quando non sai che dire, vanno a fanculo. Perché con te non si può ragionare. Sì, perché come non si può ragionare? Vabbè, comunque secondo me tzatziki olandese. Sì, guarda, sarà olandese. Forse hai ragione tu. Vabbè, dai, parliamo un attimo di cose serie, senti. Che mi devi dire, su? Secondo te ci sta Nina? Non lo so, Marco. Non lo so, ma finiscila questa storia. Madonna. Guarda, stai zitto e fa parlare a me, che quando parli tu succedono solo casini. Ma perché devi dire sta cosa? Non è vero, ogni volta no, devi fuori sta storia. Alfredo? Alfredo te lo ricordi? Ma che cacchio c'entra Alfredo? Che c'entra Alfredo? Non lavora più, non lo chiamano manco per le partite di calcetto. Ma dai, quello non lo chiamano perché è una pippa. Vabbè, Marco, tu sta zitto e fa parlare a me. Va bene, sto zitto. Buonasera, Reno. Buonasera. Ciao ragazzi, che bella visione. Vi trovo in forma, eh? Sono le partite a calcetto queste, tutti i sabati. Sì, saranno le partite a calcetto. Abbiamo portato la roba. Ci tenevo ancora a scusarmi per l'incidente di ieri. Dici la camicia? Sì, spero che non si sia macchiata. Avrei dovuto buttarla, stai tranquillo. Qui dentro c'è tutto quello che vi ho chiesto? Tutto. 10 kg. Benissimo, 10 kg perché dovete sapere che con l'arrivo dell'inverno le cose tendono a terminare prima. Quindi... Voilà. Ok, bella mia, vieni qua. Che è? Che cazzo è questa roba, ragazzi? Come che è? Che cazzo è questa roba? Ma è sempre lo stesso fornitore, Reno. Allora questa è merda. Ma come è merda? Con gli ostelli di periferia! Non è possibile. È impossibile. Reno. Oh no, ma che scherzata. Dai, Reno, dai, facciamo, dai. Dai, ragazzi. Bambossi! Oh, niente, Reno. Pezzi di merda! Guarda che ci hanno fregato, Reno. Ci hanno fregato, Reno. Mettiamo dentro sta roba. Pezzi di merda! Ma che cazzo? Marco, ma questo è pieno di roba, ma ammazzato, cazzo! Oh, ma sta venendo vero? Oh, ma questo c'è stare... Marco, ma che cazzo? Oddio mio Cristo! Marco, le scale, Marco! Corri, porca di una troia! Ma che cazzo? arrivato, sta benissimo, l'ha visto? Cazzo! Cazzo Marco! Cizzo Cristo! Sbrigate cazzo! Dio santo! Ci ammazzano cazzo, ci ammazzano! Devi correre cazzo, andrà! Sto a correre cazzo! Fammi sta cazzo! Dai, passa! Vai, vai! Oddio mio! Zero questo! Zero, zero, cazzo! Chiudi, cazzo! Chiudi! 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 Porca troia! Cazzo santo! Cazzo! Oddio mio! Marco! Oddio l'infarto! Ma perché cazzo sei scappato? Ma come perché? Che cazzo faccio? Mi faccio ammazzare! Ma gli potevamo spiegare! Ma puntava la pistola, quello è uno psicopatico! Cazzo santo! Sono due psicopatici di merda pure se lei è una figa! Oh che palle con sto fatto che figa! Marco! Ragioniamo un attimo! Cazzo! Allora, Jimmy ci aveva assicurato che era tutto tranquillo. Carlo, mi sembrava... Jasmine è figa pure lei. Che palle con sta figa, Marco! È veramente più figa. Jasmine, guarda me! Oh! Cazzo. Jasmine, ti ha dato la borsa giusta? Sì, una borsa era quella, mi ha dato. Ma che cazzo ne so? Quella mi ha dato! Sicuro! Figa di zero! Oh, è zero! Zero! Dai, cazzo! Apriti per favore, apri, 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 apri! Vai, 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 vai! Corri, 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 corri! My generation. My boss called me on the phone. Once again another job has gone. And politicians line and blade, but it's a drug and it's not a game. Ask yourself what potrebbe succedere. L'inconveniente è quando tu inizi a fare così, che metti la mano di uno, dove inizi ad allontanare, ma scappate soltanto quando tu la tira fuori e la punta. Quando tu la punta, prendete un secondo, fategli di qualcosa a voi. Cioè, tipo, fagliela di la battuta, tutti bastardi. Quando dici sta cosa, scappate. Ah, no. Ringraziamo lo sponsor. Grazie sponsor per la pizza. Grazie sponsor per il caffè. Allora, lo sponsor ha pagato la pizza. Invece qua non c'è la cucina, frigorifero, c'erano un bollette con la carne, mangiavano qua, cosa mangiano, fa pure la pasta, aspetta. Ciao tutto. Sì, vedi. Allora. Tu esci fuori da lenti. Sì, aspetta. Quando lo vedi che passa, lui si fermerà. E quando si ferma, quando arrivi tu, lo prendi. Ma io dopo il video fermato. Si può fare, tutto si può fare nel cinema.